Salve, benvenuti a un'altra colazione con mate e tostato di formaggio. Ha colpito in una strada, una stradina, e anche le opere che erano realizzate. Tutte secche già mangiate. E infatti, praticamente adesso al santuario si può accedere solamente a piedi, è vero? Sì, è stata interdetta la circolazione veicolare, è stata limitata quella pedonale, proprio per evitare, per garantire l'incolumità pubblica. Però quella lì non è solamente l'unica zona nel centro storico, ce ne sono altre anche che sono interessate allo stesso dissesto. Sì, il centro storico, ma un po' tutta una gran parte del territorio di Castrovillari è interessato da rischio di dissesto idrogeologico, con particolare riferimento alle frane. Abbiamo più zone a rischio frana. Oltre a quell'evento ce n'è stato anche un altro negli anni precedenti dove si è intervenuto. Anche una palazzina è crollata nel 98. Sì, si è verificato anche questo. Ecco appunto, ma quali sono gli interventi che il comune sta comunque andando a effettuare su queste? Gli interventi sono di due ordini, quelli di prevenzione e quelli di riparazione. Quelli di riparazione sono quelli più costosi, quelli quando il tema è diventato problema. A livello preventivo si sta regimentando le acque, c'è un progetto di 8 milioni di euro redatto dall'ufficio tecnico comunale nel autunno scorso, che prevede 28 km di regimentazione di acque superficiali. Ne è stato fatto nell'ambito di un progetto che riguarda la depurazione. Si è cercato appunto di sfruttare questa occasione per eliminare le acque superficiali che vanno a invecchiarsi nei terreni e vanno a dare fenomeni di erosivi e tutte queste questioni. Quando il tema ha detto il tuo ospite diventa problema, per far sì, ingegner Mazzei, che un tema non divenga problema, noi abbiamo visto ad esempio adesso in queste immagini queste impalcature, questi tubi innocenti che sorreggono e sostengono delle facciate. Ecco, per far sì che il tema non divenga problema, che cosa bisogna fare? Ma guardi, è evidente, ed è risaputo più che evidente, che buona parte del territorio nazionale è soggetto a rischio, parliamo di rischio idrogeologico o idraulico. I dati più recenti del Ministero dell'Ambiente parlano per l'80% dei comuni comunque esposti a rischio idrogeologico elevato oppure alto. 80%? L'80%, che vuol dire che nell'80% dei comuni italiani c'è stato almeno una volta negli ultimi anni un evento di una criticità comunque. A cosa sono legate queste criticità? Ovviamente se non c'è l'esposto, cioè l'alluvione nel deserto del Sahara, se mai piovesse, non creerebbe nessun problema. Il problema è laddove ci può essere l'alluvione e laddove c'è un'esposizione, cioè c'è un qualcosa che può essere interessato da questa esposizione. Come succede che qualcosa può essere esposto dall'esposizione? O perché cambiano le situazioni territoriali contorno, quindi c'è identificazione, o comunque gestione diciamo non accorta del territorio, oppure perché c'è ancora perché vado a costruire in zone che notoriamente possono essere interessate da questo tipo di fenomeno. Ora, nel caso in questione parliamo di un centro storico, quindi probabilmente di una situazione che è evoluta nel tempo, ma ci sono situazioni in tutta Italia, avanti, ben peggiori, di costruzioni spesso irregolari, mi preme evidenziare, che vengono fatte laddove c'è una situazione di rischio. Come si interviene su questo? Si interviene sicuramente con i controlli, con le norme, ma si interviene, io insisto su questo, molto lavorando sulla consapevolezza delle persone, quindi sul grado di conoscenza dell'esposizione a rischio e sul grado di conoscenza su ciò che non va fatto e non va fatto. Allora, stiamo facendo un po' una panoramica anche di quella che è la situazione italiana. Io con Pietro Di Razza vorrei tracciare questo breve percorso in Italia, perché tu per lavoro hai affrontato l'Abruzzo, il Friuli e anche la Campania. Quali sono le differenze maggiori che hai visto, sempre tenuto conto di un generico rischio che addirittura abbiamo sentito ora raggiunge l'80% dei comuni italiani, ma quali sono le differenze che tu hai riscontrato rispetto anche se vuoi alla gestione emiliana che abbiamo sentito, abbiamo visto ricostruirla velocemente? Chiaramente per questioni anagrafiche, Friuli in Campania, ovviamente, ci sono io adesso, certo, però a cose fatte però è visibile, però a cose fatte è visibile, sì, nel senso che comunque andando anche in comuni, io posso porre l'esempio di Venzone, ma anche, ce ne sono anche altri comuni in Friuli dove veramente che siano stati devastati per quanto riguarda l'evento sismico del 75-76, quindi metà anni 70, parliamo di tantissimi anni fa ormai, si è ricostruito tutto, ci è voluto del tempo, ma è stato fatto un lavoro certosino,
è stato classificato tutto, è stato hanno ricostruito le chiese, hanno ricostruito le case, chiaramente con delle norme antisismiche che all'epoca della costruzione non c'erano. Con Ripigna la differenza è già purtroppo abissale, ci sono dei comuni dove delle aree devono essere ancora ricostruite con degli edifici fortemente danneggiati, prima o poi le ricostruiremo, intanto sono passati. Ci stai dicendo che ci sono un po' delle differenze? No, ci sono delle differenze, sono marcate e questo purtroppo riguarda anche gli eventi successi negli ultimi anni, ma questo va tutto a danno della popolazione, non c'è un problema che riguardi la singola. Ma dopo questo intervento vorrei rivolgermi a Mariella Nao che chiede di restituire la storia e quindi anche l'arte, te che comunque di arte vivi ad un popolo, non significa soltanto riedificare un campanile, ma anche forse qualcosa in più, è così? Beh, non c'è vita futura se non si guarda il passato, quindi il ripristinare la memoria e gli oggetti ritrovati per esempio stranamente coperti dalla stessa storia delle persone che erano lì, che vivevano intorno a quella torre, evidentemente c'è il riscoprire tanto di sé, no? Il ritrovarlo per poterlo sempre lasciare a chi viene dopo, quindi è il racconto, la continuità diciamo della vita di quel paese. E tu che ti sei trovato a vivere anche direttamente le esperienze di dolore che arrivano quando si va sul posto, ricordi qualcosa che ti ha particolarmente colpito o qualche aneddoto di cui vuoi renderci partecipe? Beh, il fatto è che quando tu ti approcci col tuo mestiere come il mio, no? È la musica, no? Tu porti la musica, quindi dici magari chissà se il dolore che si vive in quel momento può prevedere la gioiosità che invece la musica va a dare, no? A restituire in qualche modo. C'è un po' di pudore nel farlo, anche un po' di imbarazzo, un po' di disagio se vuoi, sembriamo un po' degli invasori inopportuni. È un po' quello che diceva il nostro ospite, esatto. Talvolta ci sono delle presenze che sembrano inopportune, avete mai percepito che qualcuno possa aver pensato questo? A volte c'è quel sospetto che è un po' un fungo velenoso, no? Che non devi cogliere però, perché altrimenti ti disturba nel tuo cammino e in quello che vuoi fare. Ed è successo che a me qualcuno abbia detto, anzi, meno male che siete qui, fate parlare di noi, la musica serve anche ad essere un po' cassa di risonanza di quel dolore, perché non venga dimenticato, perché non si metta da parte una volta finita la notizia, un po' è chiaro, la notizia esplode e poi un po' scema, no? Un po' va diminuendo nel suo clamore, nel suo rumore, quindi invece è il momento più difficoltoso, quello quando si spengono le telecamere, va via tutto, vanno via un po', rimangono solo loro ancora a provvedere alla ripresa della vita, ecco, quello è il momento più delicato. E un ricordo rapidissimo collegato al 21 giugno, quando hai fatto il concerto a Milano? Beh, un signore che ha detto che quel brivido provato quella sera, proprio fuori dallo stadio, era commosso, dagli occhi lucidi mi disse: ma siete un terremoto voi donne, tutte insieme, tante donne così, siete voi la forza della natura. Quante eravate le artiste che si sono radunate? Allora, per 43 effettive e poi credo 102 che hanno dato l'adesione, quindi in qualsiasi modo, con videomessaggi, con partecipazione. Bene, grazie per questa ulteriore testimonianza, siamo praticamente in chiusura, prima di salutare i nostri ospiti mi ricollego velocemente con Doriana Leonardo, 30 secondi, dove sarai domani e di cosa ci parlerai? Domani saremo a Viggiano, in provincia di Potenza, quindi lasciamo la Calabria per andare alla Basilicata per raccontarvi delle risorse petrolifere di quella zona, di quel territorio, con un occhio alle questioni ambientali. E noi intanto qui vi salutiamo e ci vediamo domani. Maria Sara Farci, dove sarai domani invece? Domani saremo a Carpi, nella piazza principale, una piazza che sarà circondata da volontari che verranno da tutta Italia. Intanto da Finale Emilia vi salutiamo, l'appuntamento è a domani pomeriggio. Grazie a voi, io saluto e ringrazio l'ingegner Mazzai della Protezione Civile, il collega Pietro Di Lazzaro del TG2, Mariella Nava per essere stati con noi e per aver affrontato ancora una volta con noi in studio quelle che sono le problematiche del nostro territorio e averci permesso di poterle sviluppare da diversi punti di vista. Questo è quello che si propone di fare il nostro programma, che già nel titolo contiene questa idea di non fermarsi, ovvero di divieto di sosta. A domani, grazie a tutti e buon pomeriggio. Thank you.
Patria, ben trovati nella nuova striscia quotidiana, nuovo appuntamento di 10 minuti al giorno nella nostra esplorazione delle terre di Sicilia. Per il momento Rodita di oggi si sposta lungo la cava d'Ischica, una stretta fessura attraverso la roccia calcarea che corre fino verso il mare. Da lì verso Vittoria, centro d'eccellenza nella produzione del vino in Sicilia, per incontrare anche una delle nuove stelle del già luminoso panorama del jazz italiano, per cui allacciate le vostre cinture di sicurezza, perché voi venite con noi. Decorandoli con immagini sacre e trasformandoli in chiesette rupestri.